Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, ma quanto è importante la gentilezza nella vita? La gentilezza è un approccio alla vita, di conseguenza la vita risponde. Se io mi approccio in maniera gentile, tutto il resto che è intorno a me risponde in modo gentile. Bisognerebbe che tutti si avesse nella mente la gentilezza, è l'unica parola giusta che c'è. C'è rimasta, speriamo che non ci se ne scordi. È fondamentale la gentilezza, è l'elemento importante, principe per faggiare molto meglio l'umanità. Sembra poco, anche tutti i rapporti con tutte le cose, anche con gli animali. Negli ultimi tempi vedo che noto che sta calando parecchio. Normalmente mi comporto con gentilezza, anche difendendo le mie ragioni, ma con civiltà. Santo, 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 è la cosa più importante che ci sia. Riceverla dà molta più soddisfazione e gratificazione. Ma io ho cercato di farle nella mia professione, ho cercato di farle. Senza la gentilezza non si fa nulla. Mi piace avere la gentilezza, ma qui ce n'è poca. È essenziale dire grazie per piacere, scusa. Per me è la cosa più importante che nella relazione umana. È anche una manifestazione di buona educazione, forse per questo non va più di moda. Molto importante, importantissima. Solo con chi è gentile. Sempre gentile, con tutti. Tantissimo, perché viene accettato subito dalle persone. Se tu hai un incontro con qualcuno, se vede una faccia disponibile, ti dà udienza, altrimenti tirano di lungo. Quante gentilezze hai ricevuto nella vita? Poche, poco niente. È fondamentale, però è difficile. Poi sono romano, quindi mi viene ancora più complicato.